Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Big House e oggi siamo di nuovo qui con Barzi Mattia, il top 8 al torneo di Workouts Bologna. Decide partecipanti, vincitore di due box, perché a quanto pare i 50 euro non esistevano. E oggi ci porta la lista che volevate tutti, ovvero Ricca Sanavola. Pianto. Comunque era primavera, quindi non potevo non toppare questo torneo. Pazzesco. Vabbè. No, vabbè, ormai lo sapete. Mio fratello. Troppo forte. Fortissimo. Mono di questo. È il solito brick, però cioè, è stato bravo stavolta, l'ho visto poco, è rimasto nel suo posto, cioè nel mazzo. E poi adesso è forte anche il suo effetto al cimi, ti fa dare un altro. In modo di questo, è una partenza comunque, può essere qualsiasi pianta nel tuo mazzo e ti serve per la combo e se sei disperato giochi sotto shifter o sotto draw, ti porta qualsiasi cosa dal mazzo, ti fa fare delle giocate anche sotto shifter o draw. Però cioè tipo si prende qualsiasi entrap di sto gioco, cioè anche quelle che non sai che esistono se le prende. Però. Due di lei, ha dalla terreno. Altro. C'è scritto proprio ad la terreno. E due petali, perché se no è troppo normal e cioè partire con due o tre normal in mano, poi provi a fare qualcosa, ti prendi un entrap e hai perso, quindi giocare a 5 normal ci stava. Due princess, anche se dovrebbero giocare 3. Dovrebbero giocare 3, però non c'è spazio a 40 e volevo giocare assolutamente a 40 per vedere tipo droll o unexpected die più spesso, che sono delle win condition, poi si ricicla, quindi non hai proprio così tanto bisogno di averne 3. Però è comunque un extender e è forte. È mono di lei che non vuoi mai vedere, deve essere sempre nel mazzo. Non è lo stesso discorso di Twin, perché non fa proprio schifo vederla, però cioè, è principalmente per tributare una e dare due di moda. L'avete scritta meglio nell'altro video. Sì, fa un po' schifo. Fa un po' sbocco. Dopo l'obietà. Lei, te ne serve giocare una, è un po' un brick, però... Vabbè, porta due Camille Manel. Sì. Vabbè, reparto Therion, due Borea, che è anche livello 8, quindi puoi dare lei e lei di moda. E niente, mal che vada è un extender anche sotto draw, quindi pescarlo non fa schifo. Ci sta anche giocare a 3, però poi è un po' pesante, rischi di bricare, vedere troppi nomi grossi. E nessuna pianta normalare. Forte. C'è sta. Lui il King, cioè, King. Cioè, è una idea generica, ti serve sempre, che metti che ti becchi mazzi a caso, comunque tipo Runix, roba qua, ti serve una idea generica. E poi post side fai la combo con Rosy, perché è un FTK. Mono di Colosseo, sì, è forte anche il suo secondo effetto, diciamo, ti protegge i mostri in battle e ti ricicla i Therion, anche se 90% delle volte questa carta salta e... Beh, più forte con cosa. Vabbè, entrap, tre Ash, perché, bestia, non c'è molto da dire. Beh sì, anche perché comunque il formato è un minestrone, quindi Ash è generica. Tre Droll. Teoricamente sulla carta è forte contro quasi tutti i mazzi, poi però magari ci sono modi di giocarci attorno, però tipo contro Super Eevee, che non è proprio un matchup bellissimo, è una win condition, cioè vedi questo, sai che un turno lo skippa, quindi... È tanto Davide Moro un box e mezzo perché... Ah sì, questo... Salutiamo il buon Davide Moro che ci ha prestato questo e ancora non si è ricordato di chiedermelo, anche se è qui. Ci ricordava, si guarda il video. Il mazzo, tre Concon, basta. Sia che vai primo che vai secondo, questa carta è fortissima. Soprattutto contro tipo Kashtira, è un out ad Arise. Comunque è un out a tantissime cose, fortissimo. Unica cosa che adesso dipende pure Ogre, bestemmie. Molto male. Tre moda, beh, anche qui molto da, non c'è molto da dire. Tributo 1 ad 2, tributo 1 dell'Oppo ad 2, sono in più 3. Fa un po' schifo partirci, però... Cioè, anche ci lamentiamo. Tre dai, vabbè, cioè porta mio fratello e ti fa fare la combo senza farla normal, quindi cioè, fa giocare sotto anche entrap, è la carta che vuoi vedere. Una di questa, cioè è forte anche pescarla, ti fa giocare attorno a draw, tra virgolette, pescarla, però cioè, non è proprio il format ideale per giocarne più di una, perché non hai spazio, vuoi giocare entrap, vuoi giocare altre carte.
A1 ci sta. Due talents che è stato MVP questa carta, boh. Esatto, salutiamo. Non volevo giocarle, però cioè alla fine sono tre carte bandite in una, che in questo formato puoi tirare libera, vabbè. È limitata. Che in realtà in questo formato cioè puoi tirare sempre, non c'è uno spot in cui questa carta non sia viva, cioè tanto un entrap te la prendi 100%, se non ti prendi l'entrap hai fatto la combo, quindi sei contento. Comunque il piano era prendersi draw, attivare questa, guardare la mano e fare comunque una combo storta sotto draw. Sempre quello che sembra, esatto. Al time ci ho vinto un game perché c'è una partita in realtà, perché mi fa draw, ho guardato la mano, ho tolto Ash, ho fatto la combo storta, ho guadagnato tipo 900 e ho vinto la partita. 3 Dark Ruler, 1 Ultra perché in teoria sale più spesso se è Ultra, però... Di solito. Boh, il problema è Super Eevee, di main perché Super Eevee non gioca Spell Canceller di solito di main, quindi è forte contro Super Eevee, è forte anche contro Kashira, esatto, cioè... Comunque una carta che anche se hanno un'interruzione gliela toglie, cioè, è stata forte. Non so se continuerò a giocarli di main, però... Sono stati ok questo torneo. Mono Colled perché c'è la saga delle entrap e Droll o Shifter li vuoi assolutamente togliere. Fortissima, boh. Poi anche in certi matchup tipo Despia, Super Heavy, tipo se vai prima, fortissimo. Anche contro Matmech è forte. Sono un po' di... È comunque forte anche se vai secondo. Vabbè. Modo di questa... buono, non c'è molto da dire. Tributo a Rubo. Tributo a Rubo, esatto. Forte anche se vai con secondo, il Vex ne sa qualcosa. Extra. Tre alberelli. Non puoi giocarne di meno. Perché se ti tirano un entrap hai bisogno sempre del terzo e... È la saga delle entrap, quindi due healer che per la combo se ne giocano due e è forte al time, fortissimo. Due di questa, non puoi giocarne di meno. Vai secondo contro Kashira, te ne toglie uno, non fai più la combo. Ti prendi perma su una, non fai più la combo. E per la combo ne servono due. E il piano B, per eccellenza. Cioè, piano B, C, D, tutto. Cioè, se sei disperato, fai questa. O ti vince la partita o hai perso. Boh, e ti fa fare anche la combo senza per forza darti primula. Quindi la puoi tenere nel mazzo. E così di con puoi settarti questa al posto di moda. Boh, è sempre forte. Mono Melias e Mono Balenciaga, e vabbè, è un'interruzione in più. Boh, sì, non fa schifo, ma non è neanche fortissimo. Due Strenna, boh, è forte, ti fa giocare attorno a Dark Ruler, a Evely. È un po' il tuo grind game assieme a Petalo. Giocherei anche 4, ma... giocherei anche 4, ma non c'è spazio. Cioè, questo qua potresti giocarla infinito in realtà, però non c'è spazio in questo extra. Mono Teardrop e Mono di lui, vabbè, sono, si spiegano da sole. Uno nega, uno tributa, rapido. Mono Zeus, è il target per eccellenza di Diablosis questo, però non c'era spazio per due, quindi ho detto vabbè, giochiamone uno. Quando capita è forte, capita poche volte, però cioè... Serve per TTT. Ci ha ottato una Summon Limit con questo, quindi... Ma anche contro, contro un mazzo trappola, almeno puoi fare un 3000 così gratis, non fa schifo. Side deck, per andare primo, Cactus Bouncer, che è un FTK contro Super Eevee ed è forte anche contro Kashira, anche se mi ha scoppiato quando l'ho fatto con Kashira. Rose Whip per fare l'FTK con Regulus, Trust, che era un po' il jolly della side perché era la terza di queste, e il secondo spolverino, la terza TTT, non so, tutte le magie che hai nel mazzo, insomma. Però, cioè, secondo me queste tre faranno un volo, perché non le ho mai tirate, quando le ho viste ci ho perso perché mi tiravano troppo dentro che non riuscivo a giocare. Quindi penso che queste tre faranno un volo e ci rientrerà Iveli. Spolverino, c'è molto da dire su Spolverino, c'era un sacco di labyrinth più di quello che mi aspettassi. Una gold, è forte contro Magnus, è forte contro Despia,
è forte, puoi farlo su gamma, tipo se vai primo, è forte anche contro, cioè forte, decente contro Super Eevee, lo fai su contro Labyrinth, quindi cioè, è una carta che sempre utile. Soprattutto per non prendere assicurativo. Gamma e driver, ho visto più driver che gamma, ma vabbè. Ovvio. Se qualcuno ne ha uno tipo raro, non so se esiste raro. Sì, certo. Lo prendo perché ultra sale troppo. È come la cruller, l'ultra sale sempre. Però uno non lo vuoi vedere, l'altro sì. E vedi gamma collector. Sì. Però cioè, forte, però ho visto più driver che gamma. Però comunque è una carta forte. E due kaiju, non ci stava il terzo, però sempre lui. Sì, forte, l'ho tirato forte soprattutto contro il Vez. E anche Trust forte soprattutto contro il Vez. Diciamo che il Vez si è preso contro la mano più forte del torneo, Bologna, la mano più forte del torneo si è presa contro il Vez, che sono partito Dark Blue Red, Unexpected Die, Trust, Kaiju, e Trappola, e Concon, e Moda. Cioè, no. Si è preso tutto quello che poteva prendersi. E basta. Questo è Rink. Il massimo vorrà vedere tutti. Cioè, c'era la chat di Nash dove chi è il player di Rink? Vogliamo vedere la lista. Dai, ecco qua. E dai, Nash poteva mandarmi il filtro, però maledetto che sento bot. Vincenzo Rink l'ha chiamato come l'ha chiamato a tutti. Esatto. Ha detto, ma secondo me cioè, può farsela, però non lo so, non lo vedo bene. Ogni volta che parlava Vincenzo. Grazie, salutiamo. Comunque, per questo video di Ricca Sonora è tutto. Ringraziamo Barzi per la Deck Profile. La volevate, quindi l'abbiamo portata. E in ogni caso, come sempre, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina. E ciao, Vez. Ciao.